Gloria a Dio. Allora, chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Giovanni, Vangelo di Giovanni, gloria a Dio. Santo, 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 Cristo vive. Leggeremo pochi versi. Benedetto è il santo nome del Signore. Cominciando dal capitolo 3 di Giovanni, leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Gloria a Dio. Bene, ringrazio Dio per gli interventi, per le letture della parola di Dio che in qualche modo ci conducono a quello che mediteremo questa sera. Dice così il Signore: Ora v'era un uomo di fra i farisei, il cui nome era Nicodemo, rettore dei giudei. Costui venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Ah, lo sapevano. Allora perché l'hanno ucciso? Poiché nessuno può fare i segni che tu fai se il Dio non è con lui. Confessione. Gesù rispose e gli disse: in verità, io ti dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Amen. Ci fermiamo qua. Conosciamo tutti poi la storia, no? Il discorso va avanti, il Signore gli spiega un po' come stanno le cose in modo un pochino più chiaro e si aspettava che lui capisse al volo la profondità delle parole del Cristo. Lui non capisce e Gesù lo rimprovera e gli dice: come tu sei dottore di Israele, non sai queste cose. Quindi, quando il Signore rimprovera, significa che si aspettava che lui queste cose le conoscesse. Amen. Perché se noi poi andiamo a scavare e indagare in profondità, gli antichi avevano questa conoscenza, ma non tutti la perseguivano, gloria a Dio, e quindi preferivano le cose, come dire, superficiali piuttosto che vivere la profondità della realtà di Dio. Ad ogni modo, veniamo a noi. Il Cristo è venuto qui sulla terra. Egli era in cielo, gloria a Dio, è sempre stato in cielo. Era alla destra di Dio. È sempre stato alla destra di Dio, solamente che prima si trovava alla destra di Dio, non come intercessore e mediatore. Ma oggi si trova alla destra di Dio come intercessore e mediatore. Ed è per questo che lui è sceso sulla terra. E lui si è fatto conoscere a noi, è stato in mezzo di noi, che non si dica che chi ha mai visto il Dio, chi ha mai veduto il Dio, come Dio è stato qui in mezzo di noi, si è mostrato a tutti noi, gloria a Dio. E è venuto e ha fatto un'opera meravigliosa, ha espiato quello che nessun uomo avrebbe mai potuto espiare, neanche con le opere più meravigliose di questo mondo. Nessun uomo è in grado di espiare nulla. È salito su nel cielo, poi si è parlato con il Padre, questo è scritto nell'Evangelo sempre di Giovanni, è parlato con il Padre e poi i due hanno mandato lo Spirito Santo, gloria a Dio. E lo Spirito Santo entra nell'uomo, prende dimora nell'uomo, come è scritto in Prima Corinti, gloria a Dio, capitolo 6. Che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. E allora noi non siamo nati da carne, non siamo nati da sangue, ma siamo nati di nuovo per acqua e per spirito. L'acqua, in questo caso, è la parola di Dio. Alleluia. E lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Amen. E lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Questa nuova nascita è meravigliosa. Perché è meravigliosa? Perché praticamente entra dentro questo Spirito Santo meraviglioso e ti fa nascere di nuovo. Sei un'altra persona, automaticamente. Non è devo fare questo, ma è voglio fare questo. Ora il voglio non annulla il dovere, esso rimane, è un comandamento e guai chi tocca i comandamenti di Dio. L'abbiamo letto questa sera nel libro ai Proverbi: non aggiungere nulla alle sue parole che talora tu non sii trovato bugiardo. E allora noi non aggiungiamo niente, quindi quando questo meraviglioso Spirito Santo entra dentro di noi, ci fa
provare nuovi sentimenti, nuovi desideri. Non vogliamo più fare determinate cose, gloria a Dio. Abbiamo proprio il desiderio. Non è devo andare in chiesa, è voglio andare in chiesa. Prima la Bibbia neanche la toccavamo con un dito, molti neanche ce l'avevamo dentro casa, per dire. Altri ce l'avevano e magari era nascosta in qualche parte della casa e neanche sapevano in quale parte andarla a trovare. Adesso invece desidero leggere la parola di Dio, desidero pregare il Signore, credo nel Signore. Adesso voglio fare quello che piace al Signore. Questa è la nuova nascita. Questo significa nascere di nuovo. Non è un qualcosa che viene da questo mondo, ma è un qualcosa che viene dall'altro mondo, dal terzo cielo. E come si riconduce tutto questo a noi? Vedete, cari fratelli in Cristo, trovandoci negli ultimi tempi, in Seconda Timoteo, capitolo 3, è scritto che negli ultimi giorni gli uomini, riferendosi qui alla Chiesa, avranno l'apparenza della pietà. Quindi qui si riferisce proprio alla Chiesa. Hanno l'apparenza, è una cosa apparente, ma ne hanno rinnegata la potenza. Cioè, quella potenza che ti fa desiderare le cose di Dio, che ti fa desiderare seguire il cammino di Dio, che ti fa desiderare leggere la sua parola, sapere qual è la volontà di Dio, a cominciare appunto da quello che Lui vuole soprattutto di noi, che noi nasciamo di nuovo, che noi cerchiamo la santificazione, che noi siamo integri interiormente, perché Gesù vuole farci nascere di nuovo, ma da dentro, di acqua e di spirito. È un qualcosa che viene da dentro. Benedetto è il santo nome del Signore. Se non c'è questa nuova nascita, il credente rimane un semplice credente che magari ha l'apparenza della pietà, ma non ne ha la potenza, e diventa come quei demoni, come scritto in Giacomo, che pure loro credono, ma sono sempre demoni. Ma per questo il Signore ci ha lasciato la sua parola, per rivelarci le cose che ci stanno intorno, quello che a cui andiamo incontro e a quello che non dobbiamo andare incontro, quello che c'è nell'aldilà e quello che c'è nell'aldiquà. È scritto in Ebrei capitolo 12, dal verso 14 in poi, di procacciare la pace e la santificazione con tutti quanti, perché senza queste due cose nessuno vedrà il Dio. Pace e santificazione. E perché il Signore ha detto procacciate la pace e la santificazione? Perché sono due cose che nell'essere umano non si trovano, e sono due cose che vengono innestate dallo Spirito Santo quando nasci di nuovo. Ti mette il desiderio di stare in pace con tutti, ti mette il desiderio di procacciare la santificazione, ma poi questo desiderio noi lo dobbiamo custodire, perché è grandemente combattuto. È scritto in Galati capitolo 5 che c'è una guerra in atto, e lo vorrei un attimo prendere in prestito. Galati capitolo 5, benedetto il nome del Signore, santo, santo, santo. Dal verso 16 dice: ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempite la concupiscenza della carne. E poi dice, poiché la carne appetisce contro allo spirito, ovvero c'è una guerra. Noi possiamo stare in pace, possiamo stare in guerra. Nel senso che se dentro di te non c'è una guerra, che stai in pace e non stai combattendo, significa che stai camminando per la carne. Ma quando tu cammini per lo spirito, la carne vuole sempre ricicciare fuori e vuole uccidere lo spirito, e allora c'è questa guerra che fin tanto saremo in questo corpo di carne, ci sarà sempre fino alla tomba, perché il vecchio uomo vuole sempre tornare su, ma la nuova nascita, lo Spirito Santo, se è vivente,
ci fa desiderare di camminare per lo spirito e allora combattiamo. Ecco perché troviamo scritto che i violenti rapiranno il regno di Dio. Sono quelli che fanno violenza a se stessi, che fanno coercizione a se stessi, che combattono, che indossano quel vestito che è stato letto dalla sorella Daniela in Matteo 22 verso 11, che costui era in mezzo di loro, mangiava con loro, camminava con loro come Giuda, ma non era vestito, era ignudo. E allora il Signore venne nel tempo opportuno e lo buttò fuori, e per lui non c'è più niente da fare. Per questo il Signore ci parla ancora oggi, perché la sua parola rimane sì e rimane amen. Desiderate le cose del cielo, desideriamo la pace, desideriamo la santificazione, desideriamo camminare per lo Spirito e cerchiamo di combattere nel nome di Gesù Cristo, con il sangue di Cristo, con la potenza dello Spirito Santo, di combattere sempre ogni giorno e di vincere quella carne che ogni giorno vuole ricicciare fuori, ci vuole dar filo da torcere. È una guerra però che non è eterna, perché il giorno che torneremo, che andremo alla presenza del Signore, allora saremo completamente liberi da questo corpo che è la carne, quella che ci dà filo da torcere. Ma il Signore è venuto per farci nascere di nuovo e per farci camminare in questa nuova nascita ogni giorno della nostra vita, e non solamente un determinato periodo e basta. Ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi, ed è una grande guerra, specialmente in questi ultimi giorni, quando il periodo più buio degli ultimi tempi, che è l'ora della mezzanotte, il periodo più difficile che l'umanità sta per attraversare, un periodo che mai ve ne fu uno come questo e mai ve ne sarà un altro simile a questo, è quello che sta per concretizzarsi davanti ai nostri occhi. Ma prima che questo momento chiamato il giorno del Signore o la grande tribolazione inizi, la Chiesa sarà tolta, ma noi stiamo vedendo già quello che il nemico e le genti che sono figli del nemico stanno preparando. Quindi combattiamo, atteniamoci alle sacre scritture, siamo stretti gli uni con gli altri, preghiamo gli uni con gli altri, amiamoci gli uni gli altri e perseveriamo in questo cammino. Amen. A Dio che degno sia sempre la lode e la gloria da sempre in eterno. Io vi invito a venire davanti. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, Signore.